il romanzo era quello che conoscete, c'era avuto Kafka, un certo genere, e poi c'è avuto quella dimensione anche romantica, poetica, e questo esatto, tanti registi hanno voluto fare. C'aveva Claude Sautet in Francia, c'aveva Robert Henricot, Antonioni in Italia, tanti, tanti. E non so perché a un certo momento non si faceva. Perché? Perché forse non trovavano questa fortezza, la fortezza bassiana del romanzo. E abbiamo cercato, mandato anche delle equipe in tutta l'Europa, perché sapevo che in America non si trovava, in Asia non l'ho trovato. E poi finalmente abbiamo saputo che in Iran, alla frontiera dell'Afghanistan, c'aveva un deserto stupendo, niente. Il deserto lo sappiamo, Luciano ne può testimoniare, ne parlare. Il deserto allo stesso posto non è mai il stesso deserto, perché le luci cambiano le ombre cambiano l'ambientazione e diventa un altro mondo. E dopo ho trovato in Iran questa fortezza di Bamba. E non soltanto quello, c'aveva una cosa, si può dire, di più che nel romanzo di Busati, c'aveva una città morta, una città che era totalmente in rovina. E questo è incredibile, c'aveva il romanzo di Busati, che era questa fortezza immensa, stupida, che da 2000 anni, da Marco Polo dopo e che è venuto, era sempre qua. Si sa che qualche anno dopo il film la città di Bam è stata assolutamente distrutta da un terremoto, totalmente. Adesso dicono lo stanno fortificando, e assomiglia a quelli che era. E quando abbiamo trovato questa fortezza, sappiamo, questa ci dà la forza, mi ha dato la forza di trovare i mezzi, di trovare la coproduzione con Italnoreggio, che era in Italia, che esiste sempre, Italnoreggio, sì. E poi non ho visto più. È stato l'Italnoreggio Luce. Vabbè, e ci siamo. E questo romanzo, vabbè, che ci ha avuto più o meno, si dice, non è soltanto la forza. C'è la forza della novella, quando ho chiesto a Gassman, benissimo, quando ho chiesto a Max von Sydow, che è il settesimo sigillo, che era un attore straordinario, ho chiesto a Jean-Louis Trintignant, a dei due attori spagnoli che sono venuti, tutti gli attori erano presi da questa forza del romanzo. Dunque, con questa equipa, questa troupe di attori, ho trovato i mezzi per fare il film. Ma credo che delle volte gli attori immaginano la forza di un film più che la distribuzione, più che le gente del sistema ci credono. E con questa forza l'abbiamo insieme, ho potuto, con Valerio Zurini, abbiamo trovato parte in Iran, alla frontiera dell'Afghanistan, e l'altra parte in Cinecittà. In Cinecittà durante anni, quando sono ritornato a Roma, vedevo sempre questa fortezza. E mi sembrava che era come la città di Iran che provoca il tempo e rimane con il tempo. E poi non è venuto il tempo che ha distrutto la parte del deserto e Cinecittà, sono i venditori, sono le gente che erano responsabili dell'economia di Cinecittà e che hanno preferito vendere da parte. Questo era veramente peccato, ma devo dire che questa forza dello studio di Cinecittà all'epoca, più l'Iran, c'aveva una sola cosa, che i cavalli che avevamo a Cinecittà, c'è gente che si preoccupano che era la loro professione di cavalli, e ci avevamo dei grandissimi cavalli nella fortezza di Cinecittà, invece in Iran i cavalli erano molto più piccoli,
E se lei vede bene i film, vede che Max von Sydow esce con i gamba così, e poi quando esce dalla fortezza, i suoi gamba sono così. I cavalli più alti gli erano molto più preoccupati, si vedeva che lo erano. E queste, vabbè, di aver potuto riunire sul setto questi attori e vabbè, di rivolta i sogni diventano, delle volte diventano realtà. E questo era vabbè, è un bellissimo ricordo. E il film l'abbiamo salvato perché il documentario negativo è stato abbastanza stanco. A un certo momento Luciano ha potuto fare, come si dice? Una remasterizzazione. Remasterizzazione, sì. Vabbè. Come si dice? Mi allievo, gli do spiega tutto. Da 50 anni. Però ha imparato bene, devo dire, lo ascolto volentieri.